Eccoci, buongiorno, 9:34, buongiorno Anna Maria. Buongiorno Simone, allora oggi saremo in diretta da adesso fino alle 10:30 perché poi lasceremo spazio a speciali consultazioni. Ma questa mattina Simone ci ha fatto un grandissimo regalo perché ci porta alla scoperta di un grandissimo artista che vorrei far presentare a lui. Sì, questa oggi vogliamo raccontarvi una storia fatta di sofferenza, ma una storia con un lieto fine. Per raccontarla vogliamo partire da questa data, 15 marzo 2011. In questa giornata iniziava la guerra civile in Siria, una guerra che, come tutte le guerre, ha portato morte e distruzione, una guerra che ha infranto tantissimi sogni. E in questo drammatico contesto si inserisce l'incredibile storia dell'ospite che vi stiamo per presentare, un giovane che, nonostante tutto, è riuscito a coronare il suo più grande sogno, quello di danzare, e oggi è un danzatore conosciuto in tutto il mondo. Ve lo presentiamo con questa clip. Quando c'è una vera passione, non ci sono ostacoli e barriere che non possono essere abbattute. Ahmad Joudeh ne è la prova vivente. Ahmad nasce in Siria nel 1990 da padre palestinese e mamma siriana e cresce nel campo profughi palestinese a Yarmouk, a Damasco. Appassionato di ballo fin dalla più tenera età, Ahmad frequenta lezioni di danza in segreto a causa dell'opposizione del padre. Nel 2011 in Siria scoppia la guerra civile. Le bombe distruggono la sua casa e il suo quartiere e uccidono 5 membri della sua famiglia. Ahmad viene minacciato dagli estremisti a causa della sua attività di danzatore. Come dichiarazione della sua determinazione a continuare a danzare, Ahmad si fa tatuare le parole «Danza o muori» sotto la nuca. Il suo posto preferito per danzare è sul tetto della casa dei suoi amici, ma il destino ha in serbo per lui palchi molto più importanti. Nel 2016 arriva la fortunata chiamata della Dutch National Ballet e Ahmad si trasferisce ad Amsterdam. Danza o muori è il suo primo libro, un racconto toccante e vero che parla di coraggio, determinazione e resilienza. Oggi Ahmad è un danzatore riconosciuto in tutto il mondo e questo è solo l'inizio. Sono nato circondato dall'amore, ma poi mi sono trovato immerso nel buio, finché non ho ritrovato la luce dentro di me, la danza. Storia bellissima. Sia molto difficile non commuoversi di fronte a queste immagini, questa storia. Oggi siamo davvero fortunati a potervi raccontare questa storia. Abbiamo un danzatore che è stato intervistato, Anna Maria, dal New York Times e oggi ha deciso di venire a parlare con noi per condividere la sua storia. Questa sarà un'intervista molto particolare perché Ahmad non parla italiano, quindi mi trovo... Parlerà solo con Simone. Esatto, no, assolutamente no, quindi mi trovo anche nelle vesti di interprete. Allora ve lo presentiamo, diamo il buongiorno ad Ahmad Joudeh. Good morning, Ahmad. Good morning. Buongiorno. Buongiorno. Ah, buongiorno. Grazie per essere qui. Thank you very much for being with us today. Grazie a te. Grazie. Thank you. I'm very happy to be here with you today. I miss Italy so much. You cannot imagine how much. Gli manca l'Italia perché lui ama l'Italia, è venuto in Italia tante volte e ci ringrazia per averlo ospitato, ma siamo noi, Anna Maria, che ringraziamo te. Lo aspettiamo qui in studio. Sì, you know that you can come here whenever you want, okay? Next time you're in Rome, you have to come to the studio, okay, and talk with us. Okay. Yes, this is a promise. Una promessa. Thank you. Ahmad, we have so much to talk about. Abbiamo davvero tanto di cui parlare, però io vorrei iniziare dal momento in cui hai capito che la danza sarebbe stata la tua vita. When did you realize that dancing was going to be your life? I realized that dance would be my life since I realized that my life is only about dance or die. Ha capito che la vita, la danza, sarebbe stata tutta la sua vita nel momento in cui si è trovato di fronte a un bivio. O danzi o la morte. O muori. Why is that, Ahmad? Perché? And because I said this for the first time for my father when he was beating me, trying to stop me from going to the dance class. Sì. Tutto parte dal papà.
diciamo, perché il papà era completamente contrario al fatto che Ahmad danzasse e lo picchiava proprio sulle gambe per impedirgli di andare a lezioni di danza. Però Ahmad, tua mamma, al contrario, è sempre stata molto, ti ha sempre supportato in questa tua passione. Ahmad, your mom has always been very supportive with your passion. She was the very first one to see that potential that you had, and she encouraged you to keep pursuing this great passion of yours. Is that right? È così, è la tua mamma che ti ha spinto a inseguire questa passione. Certo, of Sì. course. My mom, yes, my mom is the source of my power. She is my strength. She is my support and still is. La mamma di And Ahmad è la fonte della sua forza, della sua, la sua più grande ispirazione, e ancora lo è. women in general, mother in general, they gave us life, you know. Sì. And for me, I stand always for women, always for mothers, and the main support I had in my life was from my mom. Le donne, le mamme sono coloro che ci mettono al mondo e insomma salutiamo Eh anche sì, tutte le tutte nostre, le tutte le nostre mamme, mamme le che sono quelle nostre che ci mamme, portano alla fine a realizzare i i nostri nostri sogni. È sogni, perché vero, le Amad, sono mamme, d'accordo con te. È sì, la le mamma che spinge mamme ci sempre. spingono sempre a inseguire i nostri sogni, anche per questo motivo che Ahmad è sempre stato dalla parte delle donne. Sì. Dancing in your country, Ahmad, is something to be ashamed of, something that people have to feel ashamed of. Danzare nel tuo paese è qualcosa, soprattutto per gli uomini, di cui vergognarsi. Is that right? Unfortunately, this is right because I come from a country where, like, I grew up in a refugee camp where the education is not the best in there and they don't understand what is ballet dance. Lui è Viene da cresciuto in un un paese. campo rifugiati in Siria e lì non capiscono il valore e il significato della danza. Lo sappiamo, purtroppo Anna Maria, ancora oggi ci sono delle culture molto arretrate. Diverse, arretrate, che ahimè non riescono ad aprirsi a cose diverse, soprattutto a far sì che un ragazzino che vuole studiare danza è una cosa molto bella, potrebbe essere anche la sua vita, quindi perché non tentare? Ok. È una cosa che succede anche in Italia questa. Sì, per fortuna ecco che comunque la forza poi si trova e la passione è quella che ci spinge ad andare avanti ed è quello che è successo ad Ahmad. Ahmad, let's talk about 2011. Veniamo al 2011, lo abbiamo annunciato, nel 2011 scoppia la guerra civile in Siria. Ahmad cresce e vive in un campo profughi, la sua casa viene bombardata, Distrutta. viene distrutta, 5 membri della sua famiglia vengono uccisi, ma nonostante tutto questo, lui continua a danzare e inoltre continua a insegnare danza ai bambini per offrire loro un momento di evasione, per offrire Oh. loro un barlume di speranza per una vita migliore. A causa di questa sua attività di danzatore, in mezzo a tutto questo, Ahmad inizia a ricevere minacce di morte da parte degli estremisti. Ahmad, let's talk about 2011. The civil war breaks out in Syria. Your house is bombed, is destroyed. 5 members of your family are killed. But despite all this, all this death and darkness, you never gave up. You kept dancing. And on top of that, you decided to start teaching dancing to kids, to give them, you know, some hope for a better future. And because of that, you started getting death threats from the extremists. What gave you the strength to keep carrying on? What gave you the strength to keep going? Cos'è che ti ha dato la forza in tutto questo, con delle minacce di morte che pendevano sul tuo collo per andare avanti? Because I think the artist has the same duty like a soldier to protect the culture and art in the country. L'artista ha lo stesso valore, lo Sì. stesso dovere di un Di un soldato, di soldato, sì. proteggere il suo paese. Because a country without art and culture is a country is not worth fighting for. Un paese senza cultura è un paese per cui non vale la pena di combattere. And I think the powerful feeling that dancers have after the ballet class, after a good ballet class, is a feeling you really want your kids to have, because this powerful feeling, it helps them to go through the difficult life. E la sensazione che si prova, che prova un danzatore alla fine di una lezione, è talmente così potente, no? E gli artisti questo lo dicono sempre, in Sempre lo qualsiasi dicono, forma di qualsiasi, arte, sì. è quella sensazione di potenza che poi lui ha riuscito a trasmettere ai bambini a cui insegna
Danza. E quanti anni aveva lui quando è successo questo? How old were you when the civil war quando broke out? Quando c'era la guerra civile? Yeah, 2011 I was 21. 21 anni, a 21 anni, quindi immagino un ragazzo di 21 già. Anni che si trova in una situazione davvero inimmaginabile. Lo voglio ribadire, questa è davvero una storia incredibile, Ahmad. But there is a place, your favorite place to dance, since you weren't allowed to dance in the streets. Lui aveva un posto preferito dove danzare, sul tetto delle case dei suoi amici, on the roof of your friends' places. E noi abbiamo una clip che ti ritrae proprio in questo momento. Prego dalla regia. Don't lose your soul as your eyes roll shut. Don't worry, it will be over. You know what's to come. Do not accept this. Don't lose your soul. You must fight for each breath. Don't go cry. Don't cry out for God, just breathe it out. Don't cry out for God, just breathe it out. So don't try and save me, and please God forsake. E beh, è veramente senza parole. Poi vedere il contesto sicuramente fa emozionare ancora di più. E è così. Ahmad, sì. What were you feeling in that moment while you were dancing on your friend's roof? Che hai provato in quel momento? Was... Che si provava in quel momento quando sapevi di non poter danzare? You weren't free to dance, to express yourself. You know, I made that video because I was summoned to the military service, to the army. E lui ha fatto quel video quando è stato convocato per unirsi all'esercito. Ah. And I didn't have time. I had only 3 months to join the army after I graduated from my studies. Sì, una volta diplomato, lui aveva soltanto 3 mesi per potersi preparare per unirsi all'esercito. And I was already threatened by ISIS, so I thought if I joined the army that I will be easy target for ISIS. Sì, e siccome in quel momento già veniva minacciato dall'ISIS, ha pensato se mi unisco all'esercito diventerò un bersaglio ancora più facile. So I did this video and I thought I will just post it on YouTube so people will think if I was killed people will say yeah there was a dancer here who's trying to live in peace and to keep culture and art and dance alive in our country. E lui ha pubblicato questo video affinché le persone che vedevano questo video pensassero: vedi, abbiamo un ballerino che cerca in tutti i modi di tenere viva la pace, la danza, la cultura, quindi per dare proprio questo messaggio. Ahmad, veniamo al 2016, let's talk about 2016, perché questo è un anno di svolta per Ahmad, perché un giornalista olandese va a visitare il campo rifugiati dove Ahmad viveva e ha deciso di creare un documentario sulla sua vita. Is that right? A Dutch journalist came to visit the refugee camp in which you were living and decided to tell your story. He decided to make a documentary about your life. Dopo ne parliamo, we're gonna talk about it. Nel frattempo ci vediamo un momento proprio estrapolato dalle riprese di questo documentario. Prego dalla regia. Thank you.
sotto questo cielo di stelle abbiamo visto le Sì, condizioni in cui dove danzava? dove danzava Amado. E questo è un momento appunto in cui vediamo il regista preparare questo documentario. Amado, questo documentario è diventato virale, ha avuto un successo incredibile. This documentary went viral, it became a massive success. Is that right? That's true. Actually, this journalist, he saw me through the video you showed before, and then he contacted me and he came to make this little reportage about me on TV. And then this re little reportage became a documentary and it won an international Emmy Award. Questo è partito tutto dal Sì. reportage, poi è arrivato questo documentario. Tra l'altro abbiamo anche la foto, lui ha vinto un È un Emmy Emmy Award Awards. per questo documentario. Magari dopo la Bellissimo. facciamo rivedere, però da questo momento la vita di Ahmad cambia perché lui riceve una chiamata dalla Dutch National Sì. Ballet, quindi la compagnia olandese, e Ahmad viene invitato ad unirsi a questa compagnia. Quindi lui si trasferisce ad Amsterdam. Because of this documentary, you got a very lucky call from the Dutch National Ballet, and they invited you to move to Amsterdam, which is a place that now you can call home. E lui quindi si è trovato a dover salutare, senza sapere se fosse un addio o un arrivederci, la sua famiglia, quindi lasciarli proprio nell'incertezza. So the moment came for you to say goodbye to your family, but you didn't know whether it was just a goodbye. Or maybe if you weren't going to see them again, you were, leaving them in the total uncertainty. So I was wondering, I'm wondering, what did you feel in that moment? What were you feeling? Come ti sei sentito in quel momento a lasciare la tua famiglia, a lasciare la tua terra alle spalle? I didn't really want to go. My mom, she backed up my luggage and she put it in the car and she said, go. And she pushed me in the car and I was like, I don't want to go. And she said, you will leave me anyway. Or they will take you to the army and I don't know anything about you, or you go follow your dream and I will be proud of you. So that moment I never forget in my life. È stato chiaramente un momento indimenticabile della sua vita. Lui in realtà non voleva partire. È stata la mamma che ha preso le sue valigie, le ha messe in macchina e gli ha Le ha detto: detto vai vai, perché devi insegui i tuoi sogni. segui i tuoi Sì. sogni. E allora, Simone, io Sì. volevo sapere da Sì. Amad, ma i suoi compagni di compagne di danza hanno smesso? Qualcuno è riuscito anche a seguirlo e a cambiare vita e a inseguire il loro sogno? What about your friends? What about the other dancers? Did they give up or did they keep going? Did they keep chasing their dream, Ahmad? All my friends, they were separated in different countries. Each one left to find their life again, and unfortunately, most of them stopped. They couldn't continue. Sono stati, si sono Sì, separati, sono andati tutti in in altri paesi paesi. diversi, alcuni chiaramente purtroppo si sono dovuti Fermare. fermare. Abbiamo un altro contributo video, Ahmad. We're gonna see another video of you dancing at the World Refugee Day. Questo è un video molto importante, la giornata per i Per i rifugiati. Vediamo rifugiati. questo video.
Che bello, bellissimo, veramente emozioni sopra emozioni Anna questa Maria is a mattina. big fan of yours. Grazie. Sì, assolutamente. The first. Però parlando di fan, Ahmad, tu sei un grandissimo fan, e tutti noi, Beh, tutto il tutti noi lo mondo, tutta sappiamo, l'Italia, lo del siamo, grande dai. Roberto Bolle. Bolle. I think we can, it's fair to say that you are one of the greatest fan of the Sì. great Adoro Roberto, Roberto adoro. Bolle. E tu hai realizzato il tuo sogno, your dream came true because you actually met him and you work with him. Abbiamo delle bellissime foto, we have some Ha pictures. danzato con Roberto Sì. Bolle e Eccole tu qua, le vediamo. all'italiana. Sì. Bello. What was the experience like? What was going through your mind when you first met him? Che hai pensato Oh quando my l'hai God. incontrato? Oh my God. It was very crazy moments because I always was dreaming to meet him and just to see him dance. He is my role model in dance and in life and everything he does. And I was dreaming to meet him and I danced with him while Sting was there singing for us. So that was bigger than what I ever dreamed about. Chiaramente lui sognava di incontrarlo, era il suo idolo ed è riuscito a realizzare questo sogno. Oltre a incontrarlo, ha proprio danzato con lui. Sì. Uno spettacolo bellissimo con Sting che cantava. Quindi Beh, pensa allora un che. connubio perfetto, Che spettacolo! That Ahmad. must have been an incredible show, Ahmad. I'm very happy for Sì. you. Because, I Thank mean, you. when you're really passionate, when you're talent, eventually your Thank dreams you. come true. I really believe that. Of Nel course, it 2000. is about, Yes. sorry, of course, it is about passion, it is about hard work, it is about belief. And then when you have a voice, this voice should be used for something. And because I came from a stateless refugee background, today Yes. I am proud to say that I am high-profile supporter for UNHCR, the refugee agency. Oggi Ahmad è, come dire, fiero di essere un ambasciatore per i rifugiati. Ahmad non aveva Sì. neanche una nazionalità che poi ha ottenuto ad Amsterdam, in Olanda. Quindi chiaramente c'è passione, c'è impegno, ma lui è contento di poter essere una piattaforma, come dire, per poter usare la sua voce per raccontare Per raccontare la sua la sua storia e storia. per far sì che tutti possano sa sapere Sì. cosa ha fatto lui e che c'è sempre una seconda possibilità. E questa voce, Ahmad, your voice, has become a book. Became a book in Yeah. 2018. Lui ha Hai scritto un scritto un libro? libro, Dance or Die. Adesso vediamo anche la copertina. Questo è Ecco. un libro che racconta la sua storia incredibile. Come diceva prima, Sì. o danzi o O muori. muori. Altra Perché lui non aveva alternative. scelta. O danzavo, per lui non danzare era comunque l'equivalente di morire. E questa biografia racconta la sua incredibile storia, dalla sua infanzia nel campo profughi fino al suo viaggio in Europa. Ahmad, this book is about your story from your childhood in the refugee camp and follows your journey to Europe. Is that right? Why did you decide to write this book? Perché hai deciso di scrivere questo libro? I decided to write this book because I wanted this story to be available for everybody because this story has a value. It's not only about me, it's about everyone who has passion, who has dreams and want to achieve their dreams. Maybe this story will educate people as well about stateless people and how this statelessness has started. And as well, it shows the war in Syria through a ballet dancer's eyes, not Andiamo through a ritroso. anything Questa else. è una storia che attraverso gli occhi di un danzatore mostra gli orrori della guerra in Siria. Questo non è un libro che parla solo di Ahmad, ma di tutti coloro che vogliono inseguire i propri Sogno. sogni. E chiaramente apre uno spaccato sul problema dei rifugiati, Sì. dei profughi. Quindi davvero tante cose in questo libro. Non è solo una mera biografia. E poi c'è la prefazione di E c'è Roberto la prefazione di Bolle. Roberto Bolle. Purtroppo il tempo è volato, però chiedo alla regia, vediamo un assaggio di questo video che si chiama proprio Dance or Die. Ahmad, we're gonna show another clip. Dance or Die, si chiama proprio Bello. così, come il tuo Danzi libro. o muori? Grazie.
E questo era solo un È assaggio solo un di assaggio, Danza ma o Muori, il talento ecco. di Ahmad mi Beh, sembra. l'abbiamo visto questa mattina in tanti video. Ahmad, noi ci dobbiamo lasciare. We have to say goodbye, but it's not a goodbye, it's a see you soon. È un arrivederci, perché ci siamo fatti questa promessa. Devi tornare in You made this studio. promise, you have to come to Rome. You have to come and visit us in the studio so we can talk about E live. soprattutto complimenti perché quando danza veramente arrivano delle emozioni fortissime. Exactly. She's complimenting you. When you dance, your passion, your emotion comes through. Absolutely. Thank you. Grazie mille, grazie a tutti. Grazie a te Grazie a per te. l'esempio che sei e per aver condiviso la tua incredibile storia con noi. Potremmo parlare Per per ore, ore con sì. te A perché c'è davvero un mondo, però se anche nel nostro piccolo siamo riusciti a raccontarlo, raccontare. ma soprattutto noi ti aspettiamo qui, Amad, così ne parliamo dal vivo e magari, chissà, forse riuscirai anche a danzare nel nostro I guess studio. we want to see you dancing live, Ahmad. Okay, so you have to come Yes. I cannot wait to visit Italy. I cannot wait. Come back soon. Grazie mille, Ahmad. Ahmad Joudeh, Grazie. buongiorno, buona Grazie giornata. a te. Grazie a te, buona giornata. E allora, dopo queste emozioni di Sì. prima mattina, Simone, grazie per averci regalato questo racconto, e noi ci vediamo tra pochissimo, sempre qui in diretta. A tra poco.